Innanzitutto, magari io non sono piaciuto da un punto di vista della comunicazione perché probabilmente non è il mio pezzo forte. Però avevo promesso di fare i fatti e i fatti oggi credo che ci conducano alla porta della società di Angelo, no? Quindi quello che avevo promesso, che non avrei mai lasciato la società, anche sacrificando magari la mia presenza all'interno, qualora ci fossero state dettate delle condizioni, l'ho fatto senza pensarci perché per quello che mi... Diciamo per quello che abbiamo pensato sempre io, Autorino e De Lucia, non si potevano anteporre, diciamo, le ambizioni personali a quella che è una piazza che poi è di tutti, degli avellinesi e della provincia in generale. Quindi anche se sono stato attaccato a spada tratta con 10.000 appellativi, chiacchiere, altre chiacchiere, oggi penso che chi mi dava del chiacchierone... Alla fine i fatti stanno qua, noi abbiamo cercato di fare un qualcosa che potesse dare continuità all'Avellino, visto che noi all'interno della compagine societaria, lo ripeto, io non è che conoscevo gli altri, ci siamo conosciuti, siamo diversi. Ora non voglio stare qui a dire chi è meglio, chi è peggio, non mi interessa, meglio, queste sono, diciamo, sono considerazioni che dovevano fare gli altri. Però quello che mi interessava fare, poi ho avuto la fortuna di essere affiancato da persone, da amici veri, che hanno probabilmente capito che Angelo vuole il bene dell'Avellino. Io ho cercato di passargli questo onore, insomma, di guidare la vostra squadra, grazie a Ennio Pericolo, a Mauro Mastro Berardino, insomma, gli amici che mi hanno indirizzato e a portare diciamo, la barca in un porto sicuro. Quello che mi premeva era far sì che Avellino non ritornasse nei tribunali, questo l'ho promesso dal primo giorno. E adesso penso che non ci andrà mai più.